A questo nuovo vlog, io sono 960 kg. Ups, ho sbattuto sul tavolo. Come potete vedere, ho il mio cacciavite sonico. E come ho promesso 4 mesi fa, farò qualche classifica riguardo a una delle mie serie televisive Doctor Who. Allora, oggi parlerò dei 5 momenti migliori dell'undicesimo dottore. Quello fatto da Matt Smith, o dodicesimo se volete contare pure il rinnegato, vabbè fate come volete. E qui saranno raggruppati i momenti più belli, più tristi, più epici che il undicesimo dottore ha mai fatto. Con la quinta posizione partiamo dal dottore vecchio nell'ultima puntata della settima stagione. Lì è molto simpatico con il suo ballo della giraffa ubriaca, ha anche dei momenti commoventi e una delle parti più belle è quando affronta un Cyberman di legno e lui usa il suo cacciavite sonico e gli dice: ho visto che siamo nella città dove non si può mentire, ho usato il mio cacciavite per invertire il tuo segnale. In modo che tu spari il fuoco dalla parte sbagliata. Il robot gira il lanciafiamme per puntarlo su di sé, spara e il fuoco finisce su di lui e il dottore dice: dovevo dirti che il cacciavite non funziona sui pezzi di legno, e col bastone lo spinge giù. In quarta posizione abbiamo Salve, sono il dottore. Nella puntata quinta, cioè nella stagione quinta, prima puntata, l'undicesimo dottore, no, l'undicesima ora, scusate, ho sbagliato. E praticamente ci sono gli Ambrats che vogliono andarsene dopo aver ucciso l'alieno, il paziente, cioè il prigioniero zero, ma il dottore è altre intenzioni perché questa avevano minacciato la Terra. Allora li richiama e con una musica epica si vedono gli ologrammi con le varie minacce, cioè che hanno sfidato la Terra o il dottore, come Vashta Nerada e quelli del decimo, che non mi ricordo come si chiamano quei ragni rossi, scusate, poca memoria. E a un certo punto si vedono tutti i dottori dal primo fino al decimo, poi l'undicesimo infrange l'immagine e dice: salve, sono do il dottore, in pratica scappate, e la nave scappa via più veloce della luce. Alla terza posizione abbiamo ovviamente quando il dottore sconfigge il silenzio, sesta stagione, seconda puntata, e nel giorno della luna, e qui si vedono tutti i silenti che hanno catturato Rory e Emily, e il dottore cerca di salvarli con il River Song. Dopo, vabbè, un discorso che cioè varia dal comico all'epico. Il dottore, fa capire il suo piano e riesce a dire al suo assistente della CIA di mandare il segnale, e in tutto il mondo si vede il segnale: dovreste ucciderci tutti quanti all'istante. Per chi non lo sapesse, i silenti hanno il potere di dare messaggi subliminali che una volta dati cioè la gente fa quello che gli dice che hanno sentito, però non sanno perché lo fanno. In questo modo tutta l'umanità ha cominciato a uccidere i silenti in ogni parte del mondo. Ed è strabello perché cioè, si sente il discorso del dottore, mentre si vede in tutto il mondo la gente che combatte i silenti in tutti i modi, fra le guardie del presidente che gli sparano contro, o la gente che presumibilmente si limita a picchiare i silenti fino alla morte, ed è stato epico.
E poi ha fatto anche ridere la parte quando fa: ragazzi, scappate, ce l'ho con voi, scappate. Alla seconda posizione abbiamo invece la rigenerazione dell'undicesimo dottore. Lì è stata bellissima, commovente. Vi consiglio di vederla, è sempre alla ultima puntata della settima stagione. Mi fa un discorso bellissimo che, vabbè, non proverò a imitare perché sicuramente non uscirebbe bello come il suo. E il secondo momento preferito, ma il mio momento preferito più assoluto del mio dottore preferito è il discorso sui dischi di Anakanta. Scusate la mia pronuncia. Qua in questo pianeta discute, cioè si mette a sfogarsi sul dio di quel pianeta, perché questo vuole mangiarsi i suoi ricordi, e allora gli dice di prendersi i suoi, cioè di mangiarsi i ricordi di una bambina, e il dottore gli dice: no, prendi i miei. E si mette tipo a raccontare a grandi linee la sua vita per fargli capire che mangiarsi i suoi ricordi è la scelta migliore, e sperare che magari lo uccidesse per troppi ricordi. E lì si vede tutta la sofferenza del dottore. È molto commovente ed è bello. E basta, che cosa si può dire? Qui da 960 kg è tutto, alla prossima.